Siamo qui riuniti per parlare del Re Leone, film della Disney del 94 di cui avevo già parlato sul canale per parlare male del remake. Beh, stavolta invece parliamo dell'originale, quello del 94, che non lo sa nessuno, ma nel 2002 è stato rifatto. Non completamente, è stato, diciamo, drasticamente modificato? Sono state cambiate parecchie cose? Alcuni di voi magari non hanno mai visto la nuova versione, altri invece non hanno mai visto quella davvero originale. Bisogna vedere. Dunque, facciamo un bel elenco delle differenze che ci sono fra un Re Leone che troverete in VHS o nei primi DVD e quello che troverete dal 2002 in poi. Tanto per iniziare, il film non iniziava con il titolo. Già, perché nelle nuove versioni il film inizia con il titolo The Lion King, ma prima partiva con una dedica per Frank Wells, che era stato presidente della Disney per 10 anni fino al 94, quando morì in un incidente aereo. Il logo della Disney all'inizio del film, come vedete, è nero e arancione, ma prima era il semplice e solito logo della Disney, non c'era nessuna differenza. E una differenza è stata aggiunta dopo. Ma queste non sono molto interessanti. Parliamo piuttosto della nostra anteprima del video, di Rafiki. Quella scena, la più iconica del film, è stata completamente modificata, rifatta da capo. È stata ridisegnata in digitale. Potete notare tante differenze, come il fatto che Rafiki sia più snello, che sia da una prospettiva leggermente diversa, che le ombre siano state rifatte, che il cielo sia stato modificato in CGI, oppure appunto che Simba sia stato particolarmente modificato, diventando un po' più grande, un po' meno appallottolato. Hanno migliorato la qualità grafica, la resa grafica di questa scena. Guardate i coccodrilli. Sono stati completamente rifatti. Non sono più quelli di prima. Quelli di prima avevano dei colori, diciamo, un po' smorti ed erano leggermente strani, quegli occhi in particolare, e non erano esattamente allineati. Ora sono molto più coreografici. Ho notato malapena la differenza. Una differenza che non ho notato è che hanno corretto alcuni errori che avevano commesso. Per esempio Scar, che nella sua canzone, nella vecchia versione, aveva un'ombra che non corrispondeva alla posizione che aveva. Ed è stata sostituita con un'ombra che è un po' più simile alla posa di Scar. È stata una buona idea quella di migliorare certi errori. Devo dire che è stato carino, per esempio, blurrare la scritta SFX. Perché non so se sapete questa storia, ma gira voce che appaia la scritta sex nel cielo. Ma anche solo a livello logico, capite da soli che nessuno riceve qualcosa se non essere licenziato se fa una cosa del genere. Cosa ottieni? I bambini non si accorgono di nulla, non si accorgono minimamente della scritta sex. Quei pochi che la notano fanno, ah, ok, e magari qualche cretino denuncia la Disney ci perde soldi e licenzia quelli che l'hanno fatto. Insomma, non è una buona idea. Infatti, quella scritta non è un segreto, dice SFX, che è il nome delle immagini generate al computer, ovvero degli effetti speciali che vengono usati per migliorare la colorazione e per fare certe cose all'interno di questo film, fra cui anche quella polvere che è fatta in SFX, e per quello che significa SFX, non è una E. Beh, per risolvere tutti quanti i dubbi, nella nuova versione non c'è più. Semplicemente l'hanno blurrata un po' e non si riesce più a leggere nessuna scritta. La cascata venne fatta male, perché c'era poco tempo per lavorarci, e quindi venne messa in primo piano, ma sfocata e poco trasparente. Ma è stata completamente rifatta da capo per l'edizione 2002, e da allora in poi la cascata è così. Già, l'hanno cambiata. Vedete, non è la prima volta che fanno cose del genere. C'è stato un grande regista chiamato George Lucas che ha fatto la stessa cosa con Star Wars, e l'ha fatta in modo molto più drastico dal momento in cui ha completamente cambiato Jabba the Hutt, che nel 77 era fatto in un modo e ora è fatto in un modo completamente diverso. Tra l'altro rifece tutto quanto il film 3 volte, aggiungendo prima degli effetti speciali un po' più esotici, che prima non si poteva permettere, e poi rifacendoli in CGI. Già, parecchie cose sono state cambiate nei primi Star Wars. Beh, ecco, la stessa cosa è successa a questo classico Disney, è stato aggiornato dopo così poco tempo. Ma la differenza più grossa è senza dubbio la canzone del rapporto del mattino, che nella nuova versione è una canzone che Zazu canta mentre Simba impara a cacciare grazie a Mufasa. Ma nella vecchia versione la canzone non c'era e tutta la scena è particolarmente diversa. Provo a mettervi qualche prima e dopo per
per darvi l'idea. Spara pure. Scimmie che impazziscono, giraffe a testa in su. Gli elefanti sanno quel che non ricordo più. Spara pure. Beh, i pettegolezzi delle api dicono che i leopardi hanno perso la vena poetica. Oh, davvero? Mentre ogni facocero combatte con i suoi gas. Sì, va bene, star anche basso, ventre... Ventre a terra. I ghepardi non si accontentano mai. Sì, va bene, star basso, ventre a terra. Che succede? Questa canzone venne aggiunta semplicemente perché era nello spettacolo di Broadway, era carina, e metterla permetteva ai DVD di vendere di più perché la gente era interessata a questa canzone extra. Solo che, sapete, questa cosa non è capitata solo con Re Leone, basti pensare alla Bella e la Bestia, dove c'è una canzone extra nella versione DVD. Però mentre quella canzone era semplicemente extra e non sostituiva nulla, questa sostituisce la scena originale, che secondo me era molto più divertente e interessante. Non che io abbia qualcosa contro la canzone Il rapporto del mattino, è molto bella, ma mi piaceva di più la vecchia scena. Voi, quale versione del Re Leone avete visto? Avevate notato questi cambiamenti? Sapevate già questa cosa? E beh, provate ad andarvi a recuperare le scene per vedere davvero in video che non sto scherzando, non sono modifiche che mi sono inventato.